Confucio diceva: fai un lavoro che ami e non lavorerai neanche un giorno della tua vita. Grazie Confucio per l'incoraggiamento, ma non sempre è così facile. Spesso anche una professione lavorativa tanto ambita ci può portare a degli stati di stress. Ci sono delle situazioni che sono veramente pesanti da gestire e di solito non te ne accorgi per tempo e quindi arrivi a un certo punto che sei veramente stressato e pieno di pensieri. Ma prima che questo accada, è bene che tu te ne accorga e inizi a lavorare su questo. Quindi in questo video andiamo a parlare come gestire lo stress del lavoro. Quindi mi raccomando, rimani fino alla fine. È vero che lavorare sotto pressione ci può dare quell'input in più, siamo più stimolati, però è anche vero che troppo stress ci può dare anche un senso di ansia, quindi non riusciamo a goderci veramente il momento e quindi è meglio saperlo gestire. Esistono anche diversi tipi di stress, uno di questi è appunto lo stress da lavoro, quello che parleremo oggi. E quando parliamo di stress di lavoro ci sono varie motivazioni, quindi non è proprio una situazione in generale, ma spesso e volentieri ci sono dei motivi ben specifici. Uno di questi potrebbe essere una retribuzione non adeguata, un'organizzazione sbagliata, quindi una distribuzione dei compiti non adeguata, quindi cioè magari chi lavora di più, chi lavora di meno, quindi questo crea ansia, non avere il tempo materiale per portare a termine questi compiti e quindi diciamo che ci sentiamo un po' come se avessimo fallito, giustamente il tempo a disposizione è poco, le risorse sono quelle, non sempre è facile portare a casa degli obiettivi e quindi questo ci può generare dello stress perché ci eravamo imposti degli obiettivi e poi non siamo riusciti a raggiungerli. Quindi dopo una serie di questi avvenimenti potresti soffrire di alcuni sintomi, ad esempio ti innervosisci facilmente, fai fatica a dormire, hai poca fiducia in te stesso, quindi non stai dimostrando a te stesso che ce la stai facendo e questi sono tutti chiari segni di uno stress da lavoro. Il primo punto è quello di cambiare come tu vedi il lavoro, cioè mi spiego meglio. Anziché pensare a tutti gli aspetti negativi, quindi diciamo che inizi già la tua giornata che non sei con l'umore alle stelle, inizia a capire quali sono i punti forti del lavoro che stai facendo. Cerca anche di eliminare un po' quella svogliatezza che a volte in certi periodi abbiamo quando siamo sovraccaricati di lavoro, quindi cerca di impegnarti in piccole attività, ma falle bene, quindi non pensare a tutti gli impegni che hai da fare al lavoro, tutti i lavori da portare a termine, ma concentrati uno per uno finché non l'hai finito. Non iniziarne uno nuovo, ovviamente se è possibile. Se invece devi farne più compiti contemporaneamente, cerca di dargli la giusta attenzione, quindi focalizzati su quello che stai facendo e evita magari di distrarti, di pensare ad altro, pensare agli aspetti negativi di quel compito che stai facendo. Quindi guardalo con una lente diversa, cerca di capire cosa di bello ti può portare e cerca anche magari di ambire a un qualcosa di più. Questo ti fa anche stimolare di più la tua ambizione quando sei sul posto di lavoro e cerca soprattutto di staccare l'ambiente lavorativo da quello fuori, quello della tua vita privata. Quindi quando esci da quella porta inizia la tua vita e il tuo lavoro è finito. Il secondo punto è quello di scegliere degli alimenti che sono proprio antistress. Quindi parliamo di tutti quei cibi che contengono vitamina B, omega 3, potassio, magnesio, zinco e puoi anche assumerli tramite i cereali, la carne, il pesce, ma un vero toccasana per lo stress, e questo non te lo dice nessuno, è il cacao amaro. Il cacao amaro è utilissimo per migliorare il tuo umore e soprattutto per sentirti molto più energico, quindi va proprio a lavorare a livello energetico. Quindi mi raccomando, prova e poi mi fai sapere. Il terzo punto è quello di dormirci su, come si dice, stai dormendo le ore giuste, quindi ti stai riposando almeno 8 ore, magari non 8 ma anche 7. Guarda che se dormi poco, incrementi tanto stress, quindi inizia già la tua giornata con il piede sbagliato e poi è difficile comunque migliorare il tuo umore. Non ti basta il cacao amaro, anzi, devi avere una bella dose di sonno arretrato. Mi raccomando, dormi le ore giuste, quindi parti già col piede giusto al mattino, avendo dormito le tue 7-8 ore in base alle tue esigenze. Bene, noi siamo arrivati alla conclusione di questo video. Ti sei iscritto al canale? Mi raccomando, clicca qui sotto e attiva la campanella, così sei notificato ogni volta che esce un nuovo video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!